Ebbene sì, questo si sa, è l'anno dei giochi dell'orrore dove devi entrare nelle case a dire oh, ci sei? E Gianni Fantoni è tornato proponendomi l'ennesimo titolo del filone. Entriamo nelle case e diciamo oh, ci sei? Obsidio, 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 non lo so. Investigation and Exorcism. È l'ennesimo gioco dove entri in una casa e dici oh, ci sei? Recensioni per lo più positive che sono state date allo sviluppatore che ha fatto solo questo. Dall'impressionante cifra di 8,99€, mostro bicefalo incluso, il gioco propone pareti viola scrostate, sempre le MF che ti dice se ci sono stati o meno i mostri, acqua santa comprata in uno di quei baracchini appena fuori dal santo, pagata 55€, ma soprattutto in nessuna di queste immagini si vede un mostro. Ed ora giochiamo! È scritto da 2 a 4 giocatori, non 1-4. Ma il futuro passato, va bene. Come si chiama il gioco, aspetta? Obsidio. Obsidio, aspetta. E io non mi posso unire a te, però. No, 1-2 giocatori, dice. E allora qualcosa non va. Come allora. Cazzo si gioca, scusami? Ah, vuoi vedere che c'è il tutorial obbligatorio? E non come so lo come poso? Si droppa. Esatto. Aspetta. Premi H, puoi guardare tipo l'orologio. E ogni tanto c'è la manica, ogni tanto no. Ho preso le FM con i suoi 4 pixel. Io provo a uscire allora. Sì, non c'è nient'altro che si può fare. O magari il single player è quello. Però tu lo senti il suono degli oggetti perché è bassissimo. No, io sento il vento. Esatto, e basta. Ma siamo sicuri che possiamo giocare assieme? Perché non so mica. Ma non so neanche se si possa giocare. Non c'è. Ma possibile? Ma poi se premo play, scusami. Io non ti vedo online. Ok, perché mi metto sempre offline quando registro i video dei sub. È possibile che sia quello il problema. Perché giochi di merda. Sì, perché dopo, visto che io registro sempre quando tu sei in live, poi c'è gatto ha avviato l'inficcamento nel culo di strani e tu lo dici e tutti ridono perché sembro poi dopo un maniaco. Quello è stato bello perché ho dovuto giustificarti perché sennò era un macello. Appunto, per evitare imbarazzo. Ad entrambi mi metto invisibile. Sono anch'io sul play, non serve poi, a niente. E poi lì io volevo. Ci ho provato anche io, non funziona. Scusa, adesso io vado sulla pagina di Steam, fammi una. È per lo più positiva, vuol ma dire non che qualcuno ci ha giocato. Ma che cazzo, non riusciamo. Ma neanche da soli riusciamo a giocare. Ma dire che c'è stata una patch prima, non è che quella ha rotto tutto. Ah, 16 ore fa uno ha detto non riesco a giocare da solo, e un altro gli ha risposto io non riesco a giocare in multiplayer. Premi play. La scritta host game è un tasto. Ma vaffanculo. No, vabbè, ma non è possibile. No, dai. Sembrava una finestra di errore. Ma vaffanculo. Ma era un messaggio. Host game. Poi... Ma sei un prete. Che ma... paura anche tu. Tu sei uno dei protagonisti di La Tigre e il Dragone. Siamo anche un po' quelli del clan del piede delle Tartarughe Ninja con questa fascia. È vero, senza la maschera. Vista la fisica, se io faccio così. Ah, non salta. Niente. Volevo saltare. Ho detto magari. Però io l'audio non ce l'ho. Vedo nero con te nel buio. Non eccoci. Vedo te. Oh, eccoci. Che malta. Ha detto you want to leave, non lo so. Sì. Allora, c'è un gatto spixelato, un cane spixelato, una ragazzina anime spixelata. È quello che sembra un cavallo. Ecco, volevo sapere questo. Aspetta, girati solo col mouse. Ma la tua faccia, cosa succede? Aspetta, cioè giri su un disco. Non è ma se tu guardi bene, ci stiamo muovendo, i piedi si muovono come se stessimo fluttuando, no? Ah, tantissimo, vedi? Non c'è l'ombra. No, è vero, gatto, sì. Siamo sospesi, abbiamo l'imbragatura. Sì. Esatto. Siamo noi fantasmi. Ecco perché non sentivamo niente, vedi? Certo. Come hai acceso la torcia? Quale torcia? Gatto, sei dentro il muro. Sei dentro il muro. Te lo faccio vedere. Non ho la torcia. Te lo faccio vedere. Tu hai la torcia quando ti avvicini al muro. Perché? Abbiamo gli occhi luminosi, Karim. No, gatto, veramente. Guarda, sì, se ti avvicini al muro e guardi, abbiamo gli occhi luminosi. Siamo degli androidi, lo sapevo. Scusa, stavo tibagando. Ok, allora. Ah, per ora è il più divertente, a mani basse. Adesso vediamo quei fantasmi, io... Vabbè. Allora, intanto è un fumatore incallito. Tra l'altro, la cosa figa è che le cose te le... Ma te le sei messa sulla cintola? Sì, te le mette sulla cinta. È Alone in the Dark. Però non devi aprire la giacca per prendere vabbè, una roba. Ho capito, perché è più prendi bello le radio, questo. Prendi le cose. Che puttana. Ma io non sento un cacchio. Sento questo... No, ma ci serve... C'è sto condizionato... Ma c'è la tua faccia, è terribile. Vai tu. Guardami. Oh mio Dio, ma no, è Gardaland. Ma mi accendi una luce, per favore? Ma no, mi serve una torcia qui. Ma non c'è l'interruttore. È caduto qualcosa, non so cosa. Io non ho sentito niente.
è caduto un coltello insanguinato. Lo che vedi? No, è dove? Caduto da qui sul tavolo, lo vedi? Non lo vedi? No, vedo una cosa, un carry-on di quelli che la manetta. Sì, sì, no, è caduto dal cielo. Ho capito, che devo fare? F? No, F si accende. Hanno bussato, no, ma adesso senti l'ho sentito. Quanto rumore, aspetta, io ho paura. Ma è bassissimo, aspetta. Però, Lo sento abbastanza forte, l'ho messo al 50% del mixer, a parte i nostri... Ma... Perché è diventata rossa? Possiamo fare le fotografie, allora. Ma perché è rossa? Non lo so. Lampeggia! Vuol dire che ci sta attaccando, ma che succede? Ma è una di quelle luci da bici. Aia. Il capitano! No! Che momento! Non ho un'idea! Che momento! Mi ha fatto un jumpscare! Io sono... Ti è venuto il cappello da vescovo e la mantellina. È vero, hai piruettato vero. Su te stesso e sei morto. Sono diventato un parroco, perché? È stato incredibile. Ma scusa, io adesso che faccio? Devi andare a catturarlo, gatto. Ma da solo? Ma perché adesso c'ho la luce normale? Più che altro mi ha fatto un... perché forse quando è rossa vuol dire che ti sta attaccando. Vabbè, posso uscire? No, vai, vai, io ti Ma seguo. Ma che vai? Mi sento che sta aprendo tutte le porte della casa, comunque. Io sento solo questo sottofondo e basta. Non senti le porte? Pochissimo, ti giuro. E tu non hai visto neanche il coltello, quindi è sincato a merda. Mi ha flashato lo schermo e sono morto, d'infarto. Scusami. Ho sentito vibrare un telefono e poi uno ha tirato un pugno del cartongesso. Ah! C'è un prodotto per capelli. Io non vedo niente di tutto ciò, ma io continuo a sentirlo aprire le porte. Io ho sentito un passo falso. L'hai acceso il coso? Sì, è acceso, non vedi il pallino verde? No, non ti vedo il tubo da dietro. Sì, ma col cazzo che ci vado qua sotto io. Cioè, te lo so. Ma le luci non vanno, ma possibile? Cosa non si fa per risparmiare qua, signora mia? Questo che già fasmofobia e l'altro sono veramente... Gatto, vieni Madonna. Fuori. Ti prego, Dio. Io non vedo nulla, vedo la stradina, il cielo. È bello il cielo. Skyrim. Gatto, io vedo... Hai presente in Minecraft quando non carica la mappa? Oh no, mi lampeggia rosso. Ah, vedi che lampeggia di più? Quindi è qua. Eccolo. Ma non esce dalla porta, gatto. No, e io non posso aprirla. E non posso aprirla. Che facciamo? Lascialo lì. Io lo vedo correre. Questa scena è poesia. Lui ti sta correndo addosso con le mani. È sparito, perfetto. 3 bip. No, i piatti rotti della nonna. 5 bip, ho vinto. E quindi 5 bip, che vuol dire? E che ne so. C'è un catalogo, qualcosa. Però fai i suonini diversi. Sì. Ilunga, gatto. EMF. Ah, metto il visto, a posto. Beh, che è molto più comodo così degli altri giochi. Ho capito, dire, ma negli altri arrivava a 2 livelli. Oh no, il candelabro. Ma quanti vetri rotti? Non abbiamo sentito un vetro rotto. Franco, ma io sotto non ci va, te lo dico. Cosa è successo, gatto? Ma ha detto buonasera, ha detto! Ti spaventi così tanto quando dice sì, buonasera? Ma non me l'aspettavo, ha detto in italiano poi. Che vuol dire? Perché ma in italiano l'ha detto? L'ha detto buonasera, ha detto! Sembrava Giuliacci! Ma non avrà Giuliacci. Mai detto buonasera, te lo giuro! Eccolo, mi attacca, ammazzami che mi sono rotto i coglioni. Il coltello per terra, l'hai visto? No. C'è un altro coltello insanguinato nella vasca. Sul bordo, però, in piedi sul bordo della vasca. Vabbè, allora se ti devi inventare le cazzate, Karim, scusami. Muore subito e poi dice a me, si posso aprire i cassetti? Bellissimo. Buonasera, che paura, sei tu morto. Ma non ho capito, mi inviti a giocare a sti giochi? Io che ma sono che uno che me? Si caga addosso e muori subito. Ma scusami. A saperlo che si glitchava nella porta. Ma poi quanto è chiuso della casa? È finita qui? Ma che cos'è questo, poi? No, è che c'è di sotto, ma io non ci voglio andare di sotto. Sai che cos'è quello lì? È uno di quei Roomba che si vedevano nei film futuristici degli anni 60. Però che volano e puliscono anche i vetri. Esattamente. Non lo voglio accendere il music box qua che mi dice buonasera e mi cago addosso di nuovo. A posto, ho visitato anche lì sotto, non c'è, e che ti devo dire? Credo ma scusami, anche... ma hanno delle tombe in giardino? Grazie invece... al cazzo c'hanno i fantasmi. I will catch you. Ah, close here. Ah, vedi, mi ha messo le frecce. Però come con quali pixel? Adesso se tu giri a destra, lui è andato di là. A destra? Di qua. Dietro, sì. Lì, vedi, lo vedi quel simbolo? Sì, adesso lo vedo. Ok. Sta arrivando da sinistra. È il diavolo? È lì davanti. Eccolo. A te. E che gli faccio? Niente. Ah, quindi si c'è riparte su. Bello, dai, non ci sono tempi morti. You're all set up. Radio me and when you want to leave. All right, I'm on my way. Ah, I'm on my way, ha detto. Forse ho cliccato, ma io volevo... Ma dai!
Ma io volevo prendere il medikit, invece ha attivato la radio. Ah, dai. E la radio serve a fare l'estrazione. A tornare, ok, sì. Adesso lo sappiamo. Io prendo la candela e la spirit box. Io prendo la statua di Gesù, che non ho capito perché non ha il crocifisso. Ma la candela nei pantaloni me la sono messa qua. E tra l'altro neanche in verticale. Tra l'altro ho lasciato l'accendino acceso sul tavolo. Speriamo non pigli fuoco tutto. Ma io qua. Che faccio con questa cosa? Perché non posso fare niente. Quando vedi hai scoreggiato? No, non ho fatto niente. Aspetta, prendo un altro oggetto, visto che... Scusa, c'è un leone. Questa è enorme, come casa. Ho sentito la chitarra! Vai! Concertino? È accesa la spirit box? Sì, perché lo sto senti? Sentendo... Okay. Ah, lui ha suonato su questo, vedi che bello. Sono stato io, forse? Credo di sì. Lascio il libro qua. Non me lo fa più fare, quindi non so se sono stato io. Una matrioska! Sarà russo, allora. I'm watching, ha detto. Ok, funziona, quindi. Sì. It's over, è finita. Attack. Quindi devo mettere spirit box. Sì. Tra l'altro io sto riprendendo tutto con la visione notturna. Sembra di fare uno di quei film, appunto, alla ESP. Prova a girare la manetta. Non premi. Come? Non fa niente. Ah, forse lo fa lui. La suona! Non vedeva l'ora, La puttana arriva! No! Ma tanto... No, sei stronzo! Chiudi! No, lo devo captare nel video, aspetta. Lo vedo. E sono morto. vabbè. Music box. È andata così. Vabbè, allora, adesso vediamo. Music box. Questo coraggioso può essere un effigi. Ma che brutte cose, qua, il menu. Find the matrioska doll hidden somewhere in the house and place it by the Bible. Vicino alla Bibbia. Make sure all the radios are off in the house before starting the... Quale radio? Ci sono anche delle radio, è vero. Le avevo viste nella mappa di prima. Qui a sinistra c'era la matrioska. Ma ti serve la Bibbia, no? È fatta. Ma perché gliel'hai buttata con la maniera lì? O devo tenerle così? Non lo so. Ma te la sei proprio raccolta? Io ho capito che dovevi poggiare la matrioska con... Cioè la Bibbia è vicino alla matrioska, ho capito male? Sì, no, c'è scritto... porca puttana, vorrei farla cadere almeno dritte. Questo magari. È un esorcista. Vabbè, la metto proprio sopra, ecco. Usa la matrioska come segna Bibbia. Sopra i 140. Lo so. E non si abbassano i battiti. Che devo fare? Quindi aspetto. Che pugno. Che cazzo è stato? Ah, pensavo fossi stato tu. No, ha tirato un pugno alla carne, tipo Rocky. Ecco perché sta rompendo tutti i vetri. C'è il pallone da calcio qua. Lo sto per fare, Io. No... Come si fa l'esorcismo? Sto fermo? Che ne so, non ho mai. Ah, sta camminando. È in cucina, eccolo qua, è in cucina. Sì, è sempre uguale a prima. Ah, me l'aveva detto Lino che questo qui è un gioco particolare perché prima il fantasma fa il fantasma e poi prende la sua vera forma se fai le cose fatte bene. Comunque in cucina. Ah, ma ci sono delle scale per andare di sopra e vai di sopra, no? A fare che? Mi lampeggiavo di rosso e poi si è spento tutto. Ma c'è un signore arrabbiatissimo di sopra. Karim, devi venire di sopra, ci sono delle falene che falenano. Vieni subito. Arrivo. Adesso non so guidarti perché non vedo un cazzo. Sopra letto. Quale letto? Quelle... Come quale letto? Ma guarda, dove sei finito? Sono girato! Quale ma letto? Che finisci so? Il corridoio, finisci! Ma dimmi, finisci il corridoio! Ma non che dove so ti io? Sei infilato? Neanche, no! Non ti ritorna indietro! Ma guidami bene, non mi stai guidando! Io ti vedo. Esatto. Io vedo la tua faccia in mezzo al buio, dietro di te! Ti è mosso il quadro col signore incazzato, eh? Vola piano piano in alto. E io lo vedo fisso. Ecco, dritto di qua, procedi. Ma che schifo! Ti ha detto ehi! Io ho sentito ehi! Ah, è caduto il quadro qui sopra il letto. È caduto? Sopra il letto. Ma ti sta lanciando dentro tutti i quadri. Lo vedo rosso. Il mostro. In nome del signore che ti liberi da questo corpo. Non c'è qui. In camera da letto c'è una rivista sui gatti. Non so se ti interessa. No, grazie. Cosa sono? Sono degli scarafaggi luminescenti. Io non so come li vedi tu. Li vedo neri. Io li vedo al neon. 200 di battito cardiaco. Io non credo che sappia come funziona un battito cardiaco lo sviluppatore. Me la ciula. Vai nella Ghost Wiki. E cerchi qual è secondo te il nostro fantasma. Ah, vedi che la Yurei, ad esempio, è comune che lanci dei coltelli. Però non l'ha fatto. Come no? Ah no, era prima, no, che era quello di prima, 100, esatto, mila... che lo dicevi tu, ma io non l'avevo visto. La chimera può accendere il forno. Aspetta, cos'è che ha fatto esattamente questo? Ha rotto delle bottiglie, dei vetri. Ha e rotto poi... dei piatti. Ha lanciato arriva! Delle... Prova a vedere quello. Quadri, bottiglie, vetri. Ma sai che potrebbe essere anche la Rusalka? Perché dice play with kid ball. E l'ha fatto. Lo sento. Eccolo lo da sento. Te. Sono morto. Era un mare. Era tutto true. Sì, era tutto true.
MF, Speedbox, Radiation, Ghost Orb, REM Pod, Ghost Writing, Music Box e Freezing Temps. No, però scusami, è comune, Write on Paintings non l'ha mai fatto. Knock Books off Shelves non mi pare abbia tirato giù dei libri. Smash Bottles non lo ha fatto. String Ukulele è ok, però è uno. Ah, Ring Mobile Phone, ecco cos'è. Ah, no, okay. Anche Smash Bottle l'ha fatto, E anche Knock Books off Shelves. Ma sei sicuro? Perché io ho visto i piatti rotti. Ah, Throw Plates è non comune, eccolo lì. Smash Walls, sì, ho capito. Ma guarda che un sacco anche degli altri fanno queste cose. Cioè i non comuni non possono essere più dei comuni, però non è Fill possibile. Room with Moth e quello lì era più comune del disegno sui quadri. Ma se vai giù ci sono anche i rari e gli estremamente rari. Ho capito, ma tutti fanno tutto. Ma non è preciso, è a cazzo così, scusatemi. A sto punto prendi tu la telecamera che così capisci. Prendo le MF e la Spirit Box. Accendi la torcia. Ci sei? Dallas here. Ok, ha parlato. E una c'è. Che cosa prendo? Che cos'è questo coso qua? C'ho una specie di calcolatrice Roentgens. Sarà per le radiazioni? Ah sì, sarà per le radiazioni. Può essere, vediamo. Allora, qui in bagno non ci sono radiazioni, quindi nessuno ha fatto una caccona radioattiva. La palla si è mossa. Che palla? Sotto di te, la vedi? No. Perfetto, vedo un quadro. Si è mossa la palla, quindi ricordati questa cosa. Io vedo un quadro. Le radiazioni sento, gatto. No, è la TV. È Poltergeist. Quindi, ok. Qui la radiazione secondo me non ci è. Se tu metti oltre 50 interazioni dei fantasmi, ma ogni fantasma ne può fare 40 di queste interazioni, non va bene. Che ne so io che una è rara, l'altra no. Che ne so? Tipo la TV adesso è rara o no? Boh. Ma c'è un piccolo dinosaurino qui, che bello. Ah, il dinosauro è una di quelle cose che può fare. Tipo spostare il dinosauro in giro per la casa. Ah, no, vabbè. Spostare il dinosauro in giro per la casa. È molto carino. Spero che non lo faccia perché mi cago addosso dopo. Dov'è? Di fronte al bagno. Oh! Hanno scritto sul muro pli. Io che cazzo ne capisco. Aspetta che vado a vedere. Che cazzo. Macarena. Chiudiamo la Entra porta. Entra e chiudi la porta. Vale. Okay. Qua c'è scritto please e poi help me. C'è scritto please help. C'è scritto. Bravissimo. Io help. Sì, sembra help. Ma sembra che è più lungo. Tipo help me. Ah, c'è un coltello, gatto. Un coltello insanguinato. Ma porca troia, non è vero. Non lo vedi tu? Il suono lampeggia. Aspetta. Andiamo nella safe. Oddio, dov'è? Oddio, dov'è? Lo spazio è occhioso. Che puttana. Ma mi ha urlato sto bastardo. Non l'aveva mai fatto. Sei morto? Sì. Mi ha preso e mi ha sbranato. Ha fatto. Che paura. Ma è illuminatissima questa mappa da morti. Però vedi, ad esempio, la Rusalka, di estremamente raro, ha questo. Apri e chiude le porte. On off la TV. E Ring Mobile, che sono tutte cose che sono successe, no? Ed è estremamente raro. Però è sempre. Perché non potrebbe essere la Rusalka, ad esempio? Perché le cose le ha fatte, solo che sono più rare. No, infatti sto cercando di capire se è estremamente raro. Vuol dire che al 100% lo fa? No, che lo fa, ma proprio se deve. Secondo me è comune, lo fa spesso. Alcuni lo fanno, lo fanno in maniera comune. Quindi secondo me lo fa è il rateo proprio. Ti entra. Ma vaffanculo. All right, I'm on my way. Ti è saltato addosso e ti ha girato la testa. È stato bellissimo. EMF True è impossibile. Ho girato tutta la casa con quel coso e non si accendeva. Ma scusa, ma questa non dovrebbe essere un'opzione nel... come? Con Exit. Perché potevamo usare la radio. Mi si è frizzato tutto adesso. Comunque a mani basse è il migliore che abbiamo giocato, di questa saga. Entri in una stanza e dici: "Hey, ci sei? Buongiorno." Ho sentito passi, ma forse erano i tuoi, i miei, non si sa. Ah, è qua il coso, vedi? Che cosa? Il contatore. Ah, il contatore. Ah, sì. Cazzo, non l'avevo mica visto. Non toccare. Ma cosa tocchi? L'hai acceso? Non lo so, non lo so. Si può accendere la luce? Ah, c'è un tastino verde. Si può! Ma questo è il futuro del gaming! Ma basta dirlo ogni volta, ormai non è mai vero. Almeno ci vediamo qualche cazzo di cosa, scusami. Così vediamo anche se spegne le luci. Ma sei stronzo, perché l'hai spinta? È saltato il contatore? Quindi conta come prova? Secondo me conta. Ha scritto 666 sul muro, quindi... Una cosa comune è scrivere sui muri. Possibile? O magari un maleducato, non so. Un altro coltello insanguinato. Ma tu li vedi, gatto, sti cosi? Aspetta che riaccendo la luce. E i coltelli. Arrivo. Perché no, i coltelli io sono finora importanti. Li ho visto solo. Ha rotto un piatto anche. In pezzi sparpagliati in tutto il mondo. Un gran maleducato di merda. C'è un quadro volante, Karim. Lo vedi? È vero. Ci passo. E ha spostato le sedie, ha fatto cadere tutto. Allora è pieno, cioè, fa tutto lui. Madonna, fa tutto qua. Fenomeno. Ma guarda che bastava magari accendere la luce per farlo incazzare un po' e si mette a fare le cose,
Allora sì, è saltata la luce. Ma qui secondo me è il contatore, sai che c'è qualcosa. E cosa c'hanno? 0,3 kW, madonna mia. Sì. Sono i LED del router che fanno saltare tutto, sono troppo. Madonna, la spia della televisione spenta. Allora, la temperatura a me sembra che non sia mai calata sotto i 20, 17. A me l'MF non è mai andato. A TV accesa, la ok, TV quindi è accesa, e quindi coltelli ovunque qua, eh. No, i coltelli sono comuni perché ce ne sono due nella stanza da letto solo, quindi... Vabbè, io accendo la spia. Come l'hai spenta la TV prima? Cliccando. A me non lo fa. No, gatto, tu i coltelli non li vedi proprio, vero? No, adesso magari me ne fai vedere uno. E il dinosauro, lo vedi? No. No, gatto, ma come si fa a giocare così? Come fai a giocare così desincato? Però la TV è accesa, no? Ecco, e perché tu la spegni, io no? Perché tu sì? Allora. È il gatto l'attacco dei fantasmi. Io sono di sotto, sono morto praticamente. Anche lo io. Dico già. Sento calpestio. Ma sei tu, bastardo. Sono io. Sento calpestio. Lasciala lì di là anche. Sì. Ha fatto volare tutti i quadri. No, vabbè, ma. Qui era in salotto. Ma sul piatto l'hai messo. Ha scritto, guarda. Ha scritto. Ok. Ma che bravo. Okay. Ghostwriting. Not your home. E c'ha anche ragione. Verissimo, verissimo. La radio, Karim. Gatto, io non sento niente. No, dai. Vabbè, c'è la radio che fa. No, ti prego. Ma aspetta. Anche brutto, eh. Chiudi la porta, se no. Arriva! L'ho sentito. Ah, è passato, arriva, è passato. Oh, che botta tremenda. Che scritto? Karim, è pieno di croci rovesciate fuori. Ma ti prego, ma veramente. Ma sono raddoppiate anche, sono tutte doppie. C'è anche il quadro di Karl Marx che è stato buttato qui. Che poi le croci sono una roba comune perché ce ne sono tante. Floating paints down hallway. String oculare non l'ha mai fatto. I piatti. Steal items from house, io non lo so. Però tra l'altro qua lo dice string ukulele. Tra i comuni, tra l'altro. Esatto. E non l'ha mai fatto. Madonna, è vero. No, dai, è vero. Il contatore l'ha fatto saltare ogni volta ed è estremamente raro. O magari veramente avevano un filo, una valvolina fuori sede. Ah, dice, era veramente un kilowatt. E no, ma l'esorcismo non è in base agli oggetti che ti... Cioè, in base agli oggetti che ti dice lui, non quelli del fantasma. E no, non c'è mai il crocifisso. Cioè, sono le cose che tu prendi dalla casa. Ah, magari per trasformarlo serve il crocifisso e la bambola. O il contrario, oppure per trasformarlo devi fare gli step e alla fine devi... Non lo so. Quindi conviene vedere quelli extreme rare perché sono più unici in generale. No, e qui dobbiamo... Non è vero, perché comunque se tu guardi l'estremamente raro, potrebbe averlo comune qualcun altro. È il classico gioco fatto lì, buttato lì per... Ehi, anche noi lo facciamo. E poi hanno messo 150.000 possibilità, però sono tutte uguali. La cheat sheet è una lista di cose che, se succedono, al 100% è un tipo di fantasma. Tipo, qua dice appare e un mare. Sì. Scusa, e quindi? Sì. Siamo buttati a capo. Ma poi io posso giocare tenendo quella lista lì sott'occhio, scusami.